colazione abbiamo già addentato perché non ce la facciamo ad aspettare. Comunque, per il fun croissant con la marmellata, o è vuoto? Ah, marmellata. Per me è tipo una sfoglia con dentro la crema pasticcera e due spremute d'arancia. Stamattina stiamo andando alla Sagrada Famiglia e quindi adesso andiamo a prendere la metropolitana. Facciamo un cambio di linea e dovremmo arrivare proprio sotto. In 20 minuti dovremmo arrivare. Perché c'è un po' di vento, infatti ho messo la maglia. Comunque dentro è bellissima, io non penso che le riprese rendano giustizia come veramente, perché è un sacco luminosa, un sacco colorata, e poi è gigante e praticamente al piano di sotto c'è una specie di museo dove fanno vedere tutti i progetti e tutto, e fanno vedere da quando hanno cominciato a costruirla, come dovrà essere quando sarà finita, quindi è figo. Sono ancora in corso. Sì, è vero, c'è un sacco di gente che sta ancora lavorando. Siamo all'Arco di Trionfo e ogni buona città che voglia farsi rispettare ha il suo Arco di Trionfo. E questo è così. È davvero gigante. Giganto, giganterrimo. La cucaraccia, lo scarafaggio. E adesso ce la mangiamo ed è fruttissimo e io non l'ho mai assaggiato. Allora, vediamo la reazione in diretta. Il primo pezzo è caduto. Oh mio
che manchiamo. E ha macchiato lo zaino. Oltre, ecco, ci siamo. È buono. Allora, siamo tornati in stanza e siccome oggi il tempo non era dei migliori perché ieri sera un pochino ha piovuto, quindi anche stanotte, quindi penso che con cioè ha fatto freddo durante la notte, quindi oggi era tutto un po' nuvoloso e quindi non abbiamo optato poi nel pomeriggio per il mare, ma siamo andati a farci un pochino un giretto per le strade. E niente, quindi abbiamo acquistato qualcosina e vi faccio un mini haul sulle cose che abbiamo preso. Allora, da questo negozio che si chiama Flor Mar, che è praticamente un negozio di make up, che tra l'altro c'è anche a Milano ma io non ho mai visto, ho preso un mascara che era veramente economico, a 2,95 euro mi sembra. Comunque questo mascara qua che è tipo 3 in 1, lo scovolino è abbastanza cicciotto, niente di che, però sembrava carino. C'era questo negozietto simpaticissimo che è un po' stile tiger, che ha questo, come simbolo ha questa mucca qua, e si chiama Hale Hop. E ho trovato, sono due confezioni di washi tape, uno con le scritte tutto love you, i cuoricini, e l'altra con i colori pastello, che a me piacciono tantissimo, con scritto smile. Comunque poi magari ve li faccio vedere in un plan with me. Nello stesso negozio abbiamo preso due ricordini, diciamo, da portare alla sorella di Elfo, questa calamita qua da mettere sul frigo, e ad un nostro amico il portachiavi a forma di chitarra. Poi assolutamente per caso, confermi? Sì. Ci siamo imbattuti nel negozio di Lush e ho preso un nuovo shampoo, perché io li sto per finire i miei, e questo è quello all'olio di argan, poi magari vi faccio sapere come mi sto trovando. E la commessa in regalo mi ha dato anche un campioncino di conditioner, quindi di balsamo, da provare sui capelli, ed è American Cream questo, quindi se qualcuno di voi per caso già lo utilizza o sa com'è, mi faccio sapere come si trova. Poi, siccome siamo dei ciccioni, abbiamo un sacco di fame e fuck la dieta in questo periodo, abbiamo preso, vabbè, da brave persone, una confezione di acqua naturale, per me la Monster, per Elfo questo succo di frutta che ho preso io ieri sera ed è troppo buono, e tra l'altro è senza zucchero ed è tropicale con vitamina A, C e E, e c'è tipo l'ananas all'interno e altri comunque gusti tropicali. E poi questa cosa crassa che mi ha detto Elfo che è buonissima, e penso siano tipo c'è scritto aperitivo giapponese. Non so che cosa c'è dentro. Salatini misti, buoni. È scritto in tutte le lingue tranne che in italiano. Ai, mi vida. Stavo per uscendo, e ho detto tutto, ho reso conto della giornata. Però stiamo ritornando in stanza perché c'è veramente un'aria British mood praticamente, vero? Fa un freddo cane. Io, donna previdenza, ho preso il golfino Elfano. E quindi stiamo tornando in stanza per prendere una felpa o qualcosa per la sera. Il piano dovrebbe essere quello di andare a mangiare in un ristorante indiano. Stavo dicendo, il piano è quello di andare a mangiare in un ristorante indiano, però, scusa, gesticolo e ti copro, però durante il tragitto magari ti vedo attraverso lo specchio. Durante il tragitto magari riusciamo a trovare un altro ristorante o qualcosa che ci ispira di più. Quindi vediamo dove ci porta il cuore. Lo stomaco. Il stomaco, non abbiamo fame per niente, ci siamo rimpinzati a pranzo col ristorante messicano. Burrito e tacos. Quindi se ci risentiamo...
praticamente abbiamo fatto in tempo ad entrare nel ristorante e uscire. Cioè, a entrare nel ristorante perché è cominciato a piovere tantissimo. È venuto proprio giù il diluvio universale. Fa anche freddo. E fa anche freddo, infatti ci siamo infelpati tutti e due. Vabbè, io a porto con te. Sì, siamo stati bravissimi. Comunque, come avete visto dalle riprese, abbiamo preso una specie di pane indiano con... Naan. Ah, si chiama naan. Con del burro colato sopra, praticamente fuso sopra. Roba sana. Sì, roba crassa. Poi abbiamo preso, io ho preso dei, un tipo dei bocconcini di pesce cotti dentro alle spezie, queste cose qua. Mentre lui ha preso del riso basmati, anche lì con le spezie, piccantissimo, con i gamberi. Insieme c'erano delle salsine da mettere sia nel riso che nei pezzi di pesce, che tra l'altro non so assolutamente che pesce sia stato. Che pesce fosse. Che pesce sia stato. Nasello, pezzi di nasello verde. Sì, secondo me sì. Comunque tutto un sacco speziato, poi era bello il posto. E si sente proprio questo odore di spezie appena entri dentro al locale, era veramente fighissimo. Namaste. Namaste. E tra l'altro durante questa giornata ho mangiato un messicano e indiano che non avevo mai mangiato. Prego, eh. Ah, grazie. Grazie a lui, perché è lui che mi spinge a fare queste cose. E a fare queste brutte cose che fanno incrassare tantissimo. Vedi domattina. Alla fine dovremmo uscire, non sappiamo bene ancora dove, però non porterò dietro, cioè non vloggerò stasera perché fuori è buio e c'è un sacco di vento, quindi non si sentirebbe neanche niente. Quindi boh, niente, è andato così il nostro terzo giorno e ci vediamo domani con il quarto. Ciao! Saluta. Buonasera, grazie.